Ciao amici, dopo il video della scorsa settimana in cui vi ho raccontato come ho imparato l'inglese e come sono diventata fluente, molti di voi mi hanno chiesto di approfondire l'argomento dei libri di lingua, delle grammatiche e delle risorse gratis o a pagamento per diventare fluenti. E per questo ho deciso di fare questo video e di raccogliere tutti i miei consigli. Se questo video vi è utile, vi interessa, mettete mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video e il mio canale con i vostri amici in modo da poter aiutare più persone possibile. C'è anche un'intera playlist sul canale dedicata all'apprendimento delle lingue dal livello A1 principiante fino al livello C1 e C2 avanzato. Vi consiglio di andare a guardare quei video perché in essi spiego proprio passo passo il mio metodo per l'apprendimento di qualsiasi lingua straniera, anche da autodidatta. Oggi invece lasciamo da parte le altre lingue e ci concentriamo solo sull'inglese. Parliamo quindi degli strumenti gratuiti o a pagamento per l'apprendimento di questa lingua. Voglio precisare che non sono sponsorizzata da nessuno, questo video è soltanto l'espressione di quelli che sono i miei consigli basati sulla mia esperienza. Quindi i prodotti che menziono e ai quali vi lascio il link sono prodotti che ho trovato io da sola, non sono stata contattata da nessun produttore. Quindi si tratta semplicemente della mia opinione. Nel description box trovate i link a tutti i libri che menziono e trovate anche la versione scritta di questo video con qualche informazione in più sul mio blog e all'interno del blog trovate di nuovo tutti i link con la relativa spiegazione. Come ho detto in altri video, se si vuole studiare bene una lingua da autodidatta, bisogna seguire una struttura. Lo studio deve seguire un metodo e deve avanzare in maniera progressiva, a difficoltà sempre superiore. Per questo motivo io consiglio di acquistare o di procurarsi un manuale, un corso di lingua che appunto progredisca con grammatica, esercizi, dialoghi e vocaboli ed esercizi di autoverifica, così che si possa effettivamente testare la propria conoscenza e si possa entrare pian piano nella lingua, ma pur sempre seguendo una struttura. I libri che avevo usato io per l'inglese anni fa erano quelli scolastici e credo che siano ormai fuori commercio perché non li ho più trovati online. Però ho fatto ricerca online, ho guardato un po' in giro in librerie e ho trovato qualche alternativa che credo vi possa aiutare. Un libro che mi è sembrato valido è Impara l'inglese con Zanichelli, che è un corso di lingua progressivo con CD audio per l'ascolto e esercizi di autoverifica e mi pare di capire che ci siano anche le soluzioni. Ed è un libro che permette di acquisire grammatica e vocaboli partendo dal livello principiante arrivando fino al livello intermedio verso l'avanzato B2. Quindi questo credo sia un buon esempio di libro. Sicuramente ce ne sono altri e fatemi sapere se vi siete trovati bene con qualche altro libro. Se il vostro obiettivo è quello di preparare una certificazione linguistica, uno di questi esami come il PT, il FIRST, il CAE, oppure il TOEFL o l'IELTS, tutte queste certificazioni richieste per gli scambi oppure per accedere ad alcune università, vi consiglio di acquistare o di procurarvi un libro che sia mirato alla preparazione di quell'esame, quindi che contenga esercizi di simulazione rispetto all'esame. Io per la preparazione del PET e del FIRST avevo utilizzato i libri ufficiali di Cambridge, ai quali vi lascio il link. Mi ero trovata molto bene ed erano anche molto validi come corsi di lingua, non solo per la preparazione specifica di quell'esame. Mentre per la preparazione del TOEFL avevo in realtà acquistato soltanto un libro di simulazioni d'esame, perché non credevo di aver più bisogno di un corso di lingua, ho semplicemente fatto le simulazioni d'esame. In base al vostro livello di inglese dovete verificare se vi serve un libro corso per la preparazione dell'esame oppure se soltanto svolgere delle simulazioni d'esame. In generale, sia i manuali generici per l'apprendimento dell'inglese come quello della Zanichelli, sia questi altri libri che ho menzionato per le certificazioni portano avanti tutte le abilità linguistiche insieme, quindi comprensione, produzione, scritta e orale. E questo è molto importante perché aiuta lo studente a comprendere la lingua a 360 gradi. Per quanto riguarda la grammatica, vi sono moltissimi libri validi e la scelta è veramente ampia. Se non avete molta padronanza dell'inglese, vi consiglio di utilizzare una grammatica con base italiano, quindi in cui le regole grammaticali sono spiegate in italiano. Se invece non avete problemi con l'inglese e volete soltanto migliorare la grammatica, potete anche utilizzare un libro di grammatica
grammatica inglese con lingua base inglese. Una grammatica che mi sento di consigliarvi è la nuova edizione di quella che ho utilizzato io alle superiori ed era la grammatica della Zanichelli. Non c'è più quella che avevo utilizzato io, ma c'è la nuova edizione che è pressoché equivalente, con più esercizi e credo anche con più contenuti multimediali. So che ci sono anche moltissimi siti internet su cui si trovano ampie spiegazioni di grammatica, quelle sono anche una buona possibilità. Io ho sempre preferito avere libri di grammatica in modo da avere tutto insieme, avere uno studio strutturato, ma questa è la mia preferenza personale. Tra i siti che propongono spiegazioni di grammatica online vi consiglio quello della BBC, c'è una sezione della BBC Learning English, imparare l'inglese, e vi sono spiegazioni delle regole grammaticali ed esercizi a corredo di queste spiegazioni per esercitarsi. Però in questo caso si tratta di una grammatica inglese in lingua inglese, non in lingua italiana. In ogni caso, che acquistiate o no un libro di grammatica, vi consiglio di svolgere esercizi aggiuntivi online, perché per quanti esercizi ci sono sul libro di grammatica, non sono mai abbastanza, secondo me, e se si vuole imparare una lingua proprio in modo corretto e approfondito, all'inizio non c'è alternativa allo svolgimento di tanti esercizi di grammatica. Basta cercare su Google il nome dell'argomento sul quale ci si vuole esercitare e exercises e troverete moltissimi esercizi che potete svolgere e anche correggere. Parliamo ora di dizionario. Un dizionario inglese è molto utile quando si devono cercare vocaboli nuovi, imparare nuove parole. Io ho sempre utilizzato quello che utilizzava a sua volta mia mamma al liceo, quindi non mi ricordo neanche di che casa editrice fosse. Questo per dirvi che sì, i dizionari non sono tutti equivalenti, ce ne sono di migliori e ce ne sono di meno buoni, ma comunque per iniziare qualunque dizionario inglese, italiano, italiano-inglese va bene. In un momento successivo e soprattutto per la preparazione delle certificazioni linguistiche si può poi passare ad un dizionario inglese monolingua in cui si ha la parola in inglese e la definizione in inglese. Utilizzare il dizionario monolingua aiuta anche ad imparare nuove parole e a imparare molti sinonimi, perché definendo la parola in inglese permette di esercitarsi di più, di acquistare più padronanza con la lingua inglese. In realtà io ho poi interamente sostituito il dizionario cartaceo con quello online, ce ne sono molti validi. Io utilizzo molto Word Reference, vi lascio sempre il link, che ha la sezione inglese italiano, italiano inglese, inglese definizioni, inglese sinonimi, inglese coniugazioni, può essere utilizzato veramente per tante cose. Quello che mi piace molto di Word Reference è che indica proprio tutti i significati e tutte le espressioni idiomatiche relative a ciascun termine, quindi aiuta proprio a cogliere il significato corretto della parola nel contesto. Sempre per quanto riguarda il contesto, vi è un altro sito che è Reverso Contexto, Context o Contesto, non mi ricordo più, vi lascio comunque il link, ed è un sito dove si trovano traduzioni di brani e quindi traduzioni di parole all'interno di questi brani, italiano-inglese, in cui si può appunto cogliere la sfumatura di significato della parola. L'ho trovato molto utile soprattutto quando ero all'inizio della mia carriera giuridica e avevo bisogno di traduzioni di alcuni termini giuridici specifici. Passiamo ora alla pronuncia. Come si impara la pronuncia? Io ho migliorato molto la mia pronuncia in inglese grazie a strumenti online completamente gratuiti. Primo tra tutti, uno strumento che ho utilizzato tantissimo è quello della BBC Learning English Pronunciation, cioè una parte appunto dedicata alla pronuncia, e vi è un'illustrazione di tutti i suoni della lingua inglese, spiegazione di da dove questi suoni vengono, come si fanno proprio nella bocca, dimostrazione dell'emissione dalla bocca di questi suoni, e poi vi è una parte dedicata alle differenze tra parole che si pronunciano in maniera simile ma che in realtà sono parole diverse. È utilissimo, mi ha veramente aiutato a capire il sistema dei suoni della lingua inglese e a migliorare la mia pronuncia, a renderla più chiara e a renderla corretta, perché sapere l'inglese ma non saper pronunciare le parole significa comunque non saper comunicare, non riuscire a comunicare. Ovviamente in questo mini corso della BBC non ci sono
pronunciate tutte le parole dell'universo, se si utilizza come dizionario Word Reference è possibile cliccare sul simbolino della pronuncia ed ascoltare la pronuncia della parola selezionata anche con i diversi accenti, quindi accento British, accento americano, accento scozzese, accento australiano e così via. Per quanto riguarda i vocaboli, come ho già detto negli altri video, la padronanza del vocabolario si acquisisce con la lettura, con lo studio e con l'utilizzo della lingua. È molto utile leggere in lingua inglese anche solo l'attualità. Per esempio, sempre sul sito della BBC si trovano moltissimi testi in inglese che possono essere letti, ma pressoché su qualunque sito online in inglese basta leggere, cercare le parole e utilizzarle poi per le proprie produzioni scritte e produzione orale. A me piace leggere, ho anche letto molti libri in inglese che mi hanno consentito di acquisire un vocabolario piuttosto ampio e di comprendere bene anche la struttura della lingua inglese. Prima però di leggere romanzi in versione integrale ho letto le versioni semplificate. Quando ero alle prime armi con l'inglese ho letto molti libri della CDEB, della collana Black Cat, che sono suddivisi per livello, quindi A1, A2, B1, B2, ci sono anche per altre lingue, non solo per l'inglese, e questi libri che ho scoperto al liceo, perché mi erano stati assegnati come letture estive, mi sono serviti molto perché sono versioni semplificate di romanzi oppure semplicemente storie scritte per gli studenti in inglese, poi vi è un glossario e vi sono alcuni esercizi. E questi libri aiutano molto ad avvicinarsi alla lettura in inglese per poi arrivare alla lettura di testi integrali. Questi sono gli strumenti che io ho utilizzato per imparare l'inglese. Come vi ho detto nel video che è uscito la settimana scorsa, io ho studiato molto individualmente, seduta alla mia scrivania, mi sono impegnata e ho fatto di tutto per migliorare il mio livello di inglese, quindi non importa quali libri comprate, dovete comunque aprirli, dovete studiare, dovete dedicarci del tempo. Ovviamente se avete la possibilità di frequentare un corso di inglese fatelo, scegliete un buon corso e date preferenza a quei corsi che sono incentrati sulla produzione orale, quindi sulla conversazione, che è la parte sulla quale è più difficile esercitarsi individualmente. Fatemi sapere quali sono le risorse che utilizzate voi o che avete utilizzato per imparare l'inglese, scrivetemi tutto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video, fatemi sapere se volete che faccia video di questo tipo anche per l'apprendimento delle altre lingue che ho studiato. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e seguitemi su Instagram dove faccio stories in italiano e inglese. Quindi se volete vedere qualcosa scritto in inglese e poi la traduzione potete guardare le mie stories, forse ci sono metodi migliori. Intanto io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.